Rughetti. Picerno. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Tripiedi, accolto come raccomandazione. Prego, onorevole Tripiedi. Grazie Presidente. Lei faccio riferimento alle parole di Fassina che in commissione ha preso un impegno chiaro. Noi in questo emendamento chiediamo, in questo ordine del giorno chiediamo che entro 60 giorni si dia una risposta a tutte queste persone che sono i macchinisti, il personale viaggiante, i manovratori. Quindi voglio dire, Fila è perfettamente lineare alle parole che Fassina ha detto in commissione. Voglio solo ricordare che con i fatti, se si promuoveva quell'emendamento, non andavamo a gravare ancora su questi poveri lavoratori. Quindi chiedo veramente di accogliere l'emendamento così com'è. L'ordine del giorno. Questo ordine del giorno, io spero veramente che il ministro Fassina dia una risposta, ma voglio dire sempre riferimento alle sue parole in commissione. Grazie. Vice ministro, intende intervenire? Sì, propongo all'onorevole Tripiedi di unire il suo ordine del giorno a quelli che abbiamo già approvato sullo stesso tema. E confermo quello che ho detto in commissione. In commissione non ho detto che lo faremo entro 60 giorni per le ragioni che sa bene che dobbiamo affrontare e che affronteremo. E prendere un impegno che poi potrebbe non essere mantenuto non credo sia corretto. Vice ministro Fassina, l'unione degli ordini del giorno non è prevista, ma diciamo se lei intende che chiede una riformulazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Tripiedi identica a quello accolto poco fa, se l'onorevole Tripiedi è d'accordo l'ordine del giorno si intende accolto con quella riformulazione. Onorevole Tripiedi, prego. Sulla base anche dell'analogia con l'ordine del giorno precedente che la ricordava durante il suo intervento precedente. Allora, dato che è analogo, mettiamo in votazione e voglio vedere adesso i partiti politici cosa fanno. È analogo. Allora voglio vedere io se il PD, l'Agnecchi, Damiano, la Di Salvo, io sono sicuro che lo voterò. Per favore, l'ho detto in commissione. Vice ministro Fassina, se diamo la possibilità al vice ministro di parlare in un'aula dove c'è un clima decente, forse è meglio, riusciamo a capire anche tutti quanti quello che dice. Prego. Il punto è i 60 giorni, non abbiamo, abbiamo bisogno di fare degli approfondimenti, come sa è una spesa cospicua, prendere un impegno entro 60 giorni non è serio rispetto ai lavoratori che si vogliono tutelare. Dopodiché se vogliono fare altre operazioni è diverso, noi vogliamo risolvere il problema e prendiamo impegni che possiamo mantenere. Onorevole Tripiedi. Onorevole Tripiedi, prego. Allora, 60 giorni non va bene, facciamo 90. Chiedo scusa, allora, se posso. Però l'ordine del giorno deve rimanere uguale. Onorevole Tripiedi. Poi, un'altra cosa, mi perdoni, Presidente. Colleghi, il Vice Ministro Fassina. Onorevole Tripiedi, io non posso darle la parola tutte le volte che le vuole. Allora, il Vicepresidente Fassina ha dichiarato in commissione. Grazie, onorevole Tripiedi. Allora, l'ordine del giorno resta in votazione nella sua formulazione originaria. Vice Ministro Fassina, col parere contrario a questo punto del Governo, onorevole Di Salvo, prego. Presidente, soltanto per dire che noi voteremo a favore di questo ordine del giorno,
Ma riconoscendo il valore della cosa che abbiamo fatto prima, non disconoscendo, e prima abbiamo convinto il governo insieme anche ad un altro emendamento a impegnarsi a risolvere il problema, quindi noi non disconosciamo quel valore raggiunto, ma naturalmente questo era uguale al nostro emendamento, quindi noi votiamo comunque a favore. Ok, grazie onorevole Di Salvo. Onorevole Di Battista, ha chiesto di intervenire? No, solo Vice Ministro, Bersani in 60 giorni ha distrutto il PD, lei potrebbe fare qualcos'altro, no?